Jesteśmy w kwartierze Hispanioli, przy chyba najbardziej znanym na świecie muralu poświęconym Diego Armando Maradonie. Powiedzieć, że jesteśmy przy muralu stworzonym przez Mario Filardiego w 1990 roku, to mało powiedzieć, bo jesteśmy w kościele. Cicho tutaj nie jest jak w kościele, wręcz przeciwnie. To jest największe miejsce kultu dla wszystkich Neapolitańczyków i turystów, wielbicieli Diego Maradony. Jak powiedziałem, mural stworzony w 90 roku, później podniszczały i zrobione na nowo w 2016 i w takim kształcie, jak dziś właśnie wygląda. Miejsce niesamowite. Kult Diego Maradony w czystej postaci. Ciąg dalszy kultu Maradony. Jesteśmy w takim zaułku, oczywiście z okazji trzeciego mistrzostwa w historii, specjalnie ozdobionym. No tu są akurat postaci najlepszych piłkarzy w historii Maradony. Ci, którzy zdobywali mistrzostwo świata, mistrzostwo Włoch oczywiście, no ale dla Neapolitańczyków jak mistrzostwo świata w 1987 i 1990 roku. To ostatnie mistrzostwo 29 kwietnia 1990 roku, czyli niemal co do dnia, 33 lata temu. Noi siamo venuti dalla Polonia, di Varsavia. Posso fare una domanda? No. Come si vive questo scudetto qui a Napoli? Da 3 anni si vive. Ritorniamo un'altra volta a sorridere. Sì, finalmente? Finalmente. E quanti anni aveva nel 1990? 87, avevo 15 anni. 15 anni. E la festa è la stessa o adesso è più? È più emozionante questa qua. Perché c'è una nuova gioventù che non ha mai visto lo scudetto. Noi già l'abbiamo vissuto 2 volte. Noi siamo polacchi, posso farvi una domanda? Siamo venuti dalla Polonia, voi siete napoletani? Sì? Doc? Napoletani Doc? Sì. Cioè conoscete tutti questi giocatori? Certamente. Cosa pensate di nostro polacco Zieliński? Zieliński è fortissimo, deve rimanere sempre a Napoli. Cioè non se ne andrà? No, speriamo di no. E lei quanti anni ha avuto nel 1990 del secondo scudetto? Io ci avevo 9 anni del secondo scudetto. Possiamo dire sia il primo che il secondo. Possiamo dire che la festa fu la stessa o adesso è più grande, più emozionante, soprattutto per quanto riguarda i vostri figli? No, la festa è sempre bella, durerà per anni, non durerà solo un giorno. Ho avuto paura che la festa non rincomincerà stasera per un momento? Sì, perché sono venuto da Genova appositamente, 1500 km, ma non per i 1500, perché lo scudetto lo vinciamo, è una questione di giorni, però viverlo qua è un discorso, viverlo a Genova è un altro discorso, è la mia città. Quanti Maradona sulla pelle? Ho perso il conto, allora sono uno, due, tre. 4, 5. Quanto ha cominciato a fare i tatuaggi? Sì. Quando è morto Maradona. Quando è morto? Cioè? Sì, perché ho pianto tantissimo. Per noi Maradona è un qualcosa di eterno. Sì, eterno, ma soprattutto quello che lui ha fatto per la città. Come è riuscito a mettere la maschera a suo cane? E lui è tifoso, sì, è tifoso del Napoli, quindi senza problemi. Quanti anni ha? 4 anni e mezzo.
E lei da quanto tempo è tifoso del Napoli? Da sempre. Sono napoletano, quindi siamo tifosi del Napoli. E come si chiama il cane? Aaron. Aaron. E Osimhen qua. Sì. Oggi è Osimhen. E sarà ancora qua. E oggi come allora difendo la città. Quanti anni hai? Io ho 17. Cioè, non ti ricordi l'ultimo scudetto del Napoli? Tuo padre lo ricorda? Sì, mio padre. Cosa ti ha raccontato? Mi ha raccontato gli anni di Maradona, gli anni dello scudetto, in cui si è vinto anche l'Europa League. Diciamo gli anni d'oro del Napoli. E ora li viviamo noi. Ricorda l'ultimo scudetto del Napoli, sì? Sì. Il tuo figlio mi ha detto. Nell'87. La festa era uguale. Stavo allo stadio. Oggi purtroppo. Oggi purtroppo non siamo. Prima diciamo nell'87 ero abbonato, quindi nella curva B. Invece quest'anno abbiamo visto qualche partita, non avendo la tessera del tifoso non abbiamo trovato i biglietti. E adesso dove si va per vedere la partita del Napoli? Oggi la vediamo qua al ristorante dove siamo e dopo speriamo che Napoli vinca e festeggeremo. Molto delusa dal fatto che la festa è stata rimandata a giovedì o a domenica? È anche più bello così, sì. Tanto lo vinciamo lo scudetto, quindi va bene lo stesso. Perché non siete riusciti a conquistarlo oggi? Oggi non fa niente, già c'è una grande festa, figurati voi quando sarà domenica prossima, ci vedremo tutti un'altra volta qui ancora di più, perché è ancora più sentita. Quanto siete delusi di non poter festeggiare stasera? Un pochino, però abbiamo anche festeggiato da stamattina. In realtà è da un mese che stiamo festeggiando. Il Napoli è così forte che noi festeggiamo da un mese, quindi siamo contenti lo stesso. Se ne parla la settimana prossima. Ma tra i giocatori del Napoli chi è più forte? Zielinski. Il mio preferito. Che non si può festeggiare. È il calcio, è un calcio vero, se si chiama calcio poi, è un po' deludente, però festeggiamo penso giovedì. Lei ha festeggiato 33 anni fa anche? Due volte, sì, 87 e 90. E si sentiva la stessa atmosfera, tutto questo che c'è attorno? Ancora di più, ma è più moderno. Ci sono le cose più moderne, diciamo, no? YouTube, c'è il telefonino, internet, prima non c'erano queste cose, però era più caloroso pure. E Maradona per noi è stato un dio. Adesso chi è più vicino a Dio? Come calciatore? Sì. No. Dopo Maradona non c'è niente. 3, 2, 1, sarò con te, non devi volare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione. Rozczarowanie w Napolu jest, ale dlaczego nie świętować, skoro to tylko jest przełożone o zaledwie parę dni, w czwartek, w niedzielę, wszystko jedno, bo i tak Napoli będzie mistrzem Włoch w sezonie 2022-2023 po 33 latach oczekiwań. Zatem można jeszcze poczekać parę dni.